Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video. Siamo qui su Dota 2, proviamo una cazzo di ability draft. Ma l'ability draft è insensata, va contro il gioco normale, ma offre sempre una sfida. Una sfida che potrebbe essere, diciamo, distrutta, in un certo senso, da delle build impressionanti e broken, come si potrebbero definire in inglese. E aspettiamo che questi due entrano. Comunque sia, ok, credo dovrei essere il secondo a piccare. Vabbè, vi spiego velocemente come funziona l'ability draft. L'ability draft ha la particolarità di prima di tutto di assegnare casualmente degli eroi ai giocatori, e poi a turno, adesso lo vedremo appena ci sarà l'opportunità, di prendere delle abilità, quindi di prendere tre abilità normali più un ultimate. Eccolo lì. Ah, ok, sono il primo a piccare adesso. Ok, adesso queste sono tutte quante le abilità che abbiamo a disposizione, e queste sono le varie ultimate, quindi dobbiamo prendere tre abilità normali e un ultimate. Adesso la strategia vuole che uno prenda o delle passive molto potenti, oppure delle abilità, beh, naturalmente molto potenti, che però vadano in combinazione tra loro. Ad esempio, io preferirei prendere il sangue del Berserker, che è una passiva dell'Huskar, che in base a quanta vita ti rimane, ti dà velocità d'attacco aggiuntiva più una resistenza magica aggiuntiva, che in queste, diciamo, nell'ability draft avere resistenza magica è un vantaggio molto grande, perché la maggior parte delle persone punta a farti danno con le spell invece di pensarla, diciamo, come un game normale, cioè farmare il giusto, prendere le kill giuste per avere anche degli oggetti. Adesso, io sinceramente punto a due abilità, a lancia infuocata e a pelle corrosiva. Pelle corrosiva è un'abilità del Viper che, fra tutte quelle cose che ti dà in più, prende quando ti attaccano da vicino. Prima di tutto gli dai un rallentamento del movimento e della velocità d'attacco. Ti fornisce resistenza magica perenne, ti dà e poi infligge danno nel tempo, e il raggio massimo dell'effetto è 1400, quindi è molto buona, però è una delle abilità più appetibili in un certo senso, quindi, o forse no, cioè comunque è una passiva molto sottovalutata, molti non sanno che dà anche resistenza magica. Quindi io credo che se non prendo questo, che okay, il bash già me l'hanno rubato. Mi hanno preso tante cose, infatti io credo che mi prenderò la pelle corrosiva, io ho Faceless Void. Ok, io mi sta prendendo pelle corrosiva, sti grandi cavoli, sinceramente. Sarò il più tank di tutti, non so minimamente cosa prendere. Credo che prenderò il passo temporale, che è buono per scappare, e devo prendere un'abilità sensata, se no qua finisce tutto. O prendo la faina dell'abandon e vado di build normale, faccio un maelstrom. Tanto qua queste due passive voglio a te. Cioè, bisogna considerare uno cosa vuole fare. Cioè, nel senso, io con queste due abilità tento di non morirci e di rimanere più tempo nel fight, praticamente. Io sarò uno e non morirà mai. Quindi sono due le cose. O ti prendi un'abilità. Ecco, adesso non c'è nessuna ultimate sensata adesso. Io non ce l'ho nessuna di queste.
Quindi forse era meglio prendersi tipo una di questa qua e va bene, perché questo qua è molto utile, è una specie di blink, dai, la Final di Huskar, più funzionale. Quindi adesso o mi prendo il travolgimento, perché questa mi dispenderebbe troppo mana, che Festress Void alla fine è un eroe agilità e mi sembra un po' una cafonata metterci un ultimate che al terzo livello ti costa 500 di mana. Un po' insensato. Il rampino non saprei cosa farci perché non ho stun. Ecco qua, adesso io non c'ho ho tutte final di merda praticamente. Quindi io a sto punto vi prendo lo scambio subdolo e potrei fare anche un bell'ingaggio con passo temporale, scambio subdolo, anche se ci mette un po' per castarlo il passo temporale. Quindi andiamo così e vediamo cosa ci riserva la vita. E vabbè, io credo che potevo scegliere un'ultimate più sensata, sinceramente, però la cosa buona è che la cronosfera adesso ce l'ha un mio alleato, ci può entrare lui e ci posso entrare io. Ci può entrare lui e ci posso entrare io, infatti è un po' broken per questo coso. E vabbè, ho capito, Abaddon, però non è posto a parlare 5 ore e mezza, porco due, no? Cioè, entra pure nei miei panni. Boh. Vabbè, devo l'assittà. Partiamo così, proviamoci. Proviamo mid, ma boh. Dovrebbe ci può andare anche lui, ci dice, vabbè, se ci vado io. Yes. Il mio inglese non è molto raffinato, quindi. Tipo in questo momento dovevo usare tipo il futuro, però sapete com'è, grammatica inglese la devo ripassare. No, sbagliato, no, recuperato. Il blocco più recuperato della storia. Foreseen is forward. Non so se pensarla come un Huskar, sinceramente. Che cazzo c'hai? Non ho visto. Lo vedrò appena c'è una. Ah, tu hai questo. Vabbè, io ho questo. Oh, non ti piace più così, troietta, eh? Ho ho ho. Che avevo visto la cosa di Weaver. Ok. Beh, sinceramente non lo temo. Non lo temo proprio per niente. Oddio, mo' va a finire che fra 5 secondi mi shotta, eh. Perché quello là fa danno in base alla vita che c'hai, capito? Pure quella merda c'ha. È un po' un casino sinceramente, perché lui mi può outplayare quando mi pare. Però divento sempre più grosso. Questa abilità con i basher di. Ah, non ha più mana però. Che culo, raga. Pure rigenerazione.
credo che punterò la mano di Mida. Però lo sapete cos'è? In questi casi, è molto, è molto facile spendere i soldi che si guadagnano in oggetti che non ti servirebbero a nulla, capito? Io adesso vedo se è veramente così buono prendersi la mano di Mida. Cioè, la mano di Mida è sempre buona, eh. Adesso vedo, cioè, se muoio in 5 secondi e non posso più farmi la mano di Mida, tanto di guadagnato, insomma, cioè mi faccio le scarpe. Però bisogna farsi rispettare, capito? Cioè, se in mid vedi uno che ti incomincia a punzecchiare così, no? Tu hai la possibilità di ucciderlo, ci provi. Senza aver paura di morire, in un certo senso. Che tanto c'è, cioè, con questa abilità adesso Faceless Void è una macchina da guerra. Cioè, Faceless Void ha il Batrak perché non ha abilità difensive. Faccio non maxo niente perché penso che... Non maxo nulla perché non so quanto worki maxare solo una cosa. Cioè, io adesso potrei fare benissimo... Ok, adesso scomparirà questa generosità, credo. Cioè, dovrei mettere anche un secondo punto al passo temporale, perché effettivamente il passo temporale a livello 1 è un po' brutta. Io credo di andare... no, non ho abilità per gankare, sinceramente. Lui cosa c'ha? Ok, scusate se lo rivedo, ma mi sembra un po' strano vedere Huskar con queste abilità, insomma. Hai rotto un po' il cazzo. Easy. Bello è che Huskar tutto... non può spammare così tanto, capito? Ma veramente. Andiamo a fare così. Ecco qua, l'ho negato anch'io. Io credo di... prendere una roba di da andare a gankare sopra. Ecco qua, dopo che uno ha fatto 1500 per... una volta che uno ha fatto 1500, cioè 1500 per la mano di Mida in 6 minuti. Cosa vuoi avere di più dalla vita? Sicuramente un Basher, eh. Cioè, la mano di Mida, oltre a darti velocità d'attacco e quello che vuoi, anche se uno non lo prende per quello, perché ti dà 190 di gold se la usi su una creep, e il triplo dell'esperienza ti avrebbe dato quella creep. Però la differenza tra uccidere una creep in questa maniera e ucciderla normalmente sono sia, vabbè, il triplo naturalmente dell'esperienza in più, però quei 190 di gold sono oro affidabile, cioè oro che se io muoio non perdo, quindi è utilissimo per fare oggetti, capito? Time is money. Huskar non c'era. Easy. Sta laggando leggermente.
Scusate se non parlo, ma è il gioco che... E il bello non posso manco tagliare. Cioè, che mi metto a tagliare Dota? Cioè, tagliare Dota è una... Cioè, perdi lo spirito di quasi tutto. Comunque, sotto stanno facendo un casino e non li sto andando ad aiutare. Sinceramente, scarpe la potenza e poi Maelstrom. Proprio detta in parole povere così. The March of Time. Oh, porca puttana, voglio andare a gankare a qualche parte, porca miseria. Grazie, eccolo qua. Face forward. It shall be. Inexorable. Meglio di no. Devo usare la mano di Mida. Ta 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 tan ta ta. Manca ancora Uskarm. Cioè, queste passive sono l'animalata. Qui delle abilità che vengono considerate broken sono quelle... Solitamente quelle tipo il veleno del Viper, la lancia infuocata di Uskar, le frecce congelanti della Draw un po' di meno, le frecce infuocate del Klinks. Sono considerate un po' broken perché ad esempio forniscono a un eroe... Forniscono a un eroe non ranged. Cioè, melee gli conferiscono l'attacco ranged. Cioè, è un'animalata. Oltre a... Perché perdo tempo a salire quando c'è un cazzo di... Tenti qua, tenti là, tenti là. Beh, ragazzi, io continuo a pushare, che tocca fare. Cioè, ora qua che cazzo è? Guardiano scuro. Cioè, raga, io già mi posso fare un maestro. Ah, esige un gank, dico. Sì, smettetela di pingare, siete odiosi. Che cazzo ti posso fare io? Cioè, che posso fare qua? Tutto il rispetto, no? Cioè, io mi devo curare, non c'è niente per curarmi. Mi rompete pure le scatole, porco due. Quanto cazzo diventa grosso! Devo rimanere là in lane, che ci sono passato a falla. Quelle pure East, quelle.
Nessuno? No. Prima mi chiamano per chiedere il gank, ma mo ci crepo pure. Guardate, eh. Grazie, oh grazie. Vedete se lo devo usare sto gnometto. Porco due schifo. Colpa vostra sto così. Dobbiamo andare, andiamo, se no vaffa frega. Vabbè, se mi volete curare quando vi pare. Beh, raga, quando vi pare. Non vorrei risultare pedante, ma certe volte, cioè, ti fanno diventare così. Non c'ho mana. Uè, swap più inutile della storia. Ok, morirò. Sopra fanno quello che vogliono. Credo mi dovrei fare. Io sapete, non so se farmi un coso, prima di tutto non c'ho vita, quindi torno in base un attimo. Non so se farmi non so se farmi Dio, una bottiglietta, ma mi sembra un po' inutile. Perché effettivamente dopo questa fase. No, Maelstrom va bene. Maelstrom e poi o faccio di Mjolnir o faccio un Basher. Poi mi servirebbe un rubavita, mi servirebbe sinceramente. Dove vado? Dove vado? Servo. Io vado mid. Daddy sta dominando, non va bene. Coco, dove vai? Easy. No, devo prendermi rubavita in qualche maniera. Mi serve. Però non la maschera della follia. Non maschera della follia perché c'ho già una velocità d'attacco di mio, guardate. Cioè, qua solamente di passiva. Curami in qualche maniera. Mi posso aiutarti? Cioè, forse sì? No? Non so se farmi un Vladimir. O satanica. Dominator. Oddio, pure armatura d'area non farebbe tanto male.
Io l'importante è che mi faccio qualcosa per recuperare vita. Dominate. E poi bash. Scusate raga, ma pepisce proprio alla grande, non posso riperdere. Bloccato il campo? Sì, bloccato il campo. Dai, face. Non c'ho vita. Questo che a me mi dà un po' fastidio. Che non ho vita, che vengo a fare? Vengo a morire. Che può essere intesa in altra maniera, però. Direvo di vengo a picci al culo vostro. Poi c'è classic pub game, in che senso? Mi sembra un po' una minchiata. Devo venire a morire come stanno a fa loro. Cioè loro non hanno fatto altro che morire. Però vabbè. Capì, è quello che è un po'... Che ci sono persone che giocano a questo gioco pensando che fosse... cioè che questo gioco sia da elite, ma loro sono tale e quale altre persone che giocano a qualsiasi altro gioco, capito? Forse è questo la cosa che rende brutto giocare a questi tipi di giochi, le persone che ci stanno, cioè proprio in qualsiasi cosa, io sono un grande sostenitore di questo, che qualsiasi cosa viene rovinata appunto dalle persone che ci partecipano, ed è una cosa molto brutta. Dai su, volate kill, andiamo, facciamo kill. No, mi serve assolutamente un basher. Dai, andiamo. No. Poi ti chiedi perché non ci vai con loro, perché non ho la possibilità di fare qualcosa di utile, cavolo. Cioè, se io non c'ho qualcosa per bloccare, io non ho stun, io l'unica cosa che posso fare è muovermi e prendere danno. E basta. Se tutti stiamo facendo Aghanim e stiamo tralasciando tipo oggetti come mechanism, cioè oggetti base, cavolo, no? Cioè sono oggetti base che non puoi tralasciare perché stiamo facendo, solamente perché stiamo facendo un ability draft. Cioè perché tanto loro, cioè mo quello là si sta facendo l'Orchid. Cioè, che vogliamo prendere in giro per cercare di raccapezzare qualcosa. Devo usare questa mida in qualsiasi modo. Mi devo sbrigare anche a farmi del dominatore, perché questa maschera, tenere solamente la maschera maga, brava, è una cagata. Face
Ora come ora, però avere velocità d'attacco massimo, non lo so. Mo ci sono per fare un team fight, su. Sono avanti di Dagon, no, che vuoi fa? Cioè. Dio, va a finire che la cosa che il... Va a finire che quello che mi serviva veramente era il coso, era la Morbid Mask. A me è un macello qua è un macello e non posso iniziare. Ok, sono solo, affanculo e continuo ad attaccare. Never be afraid! Mamma mia, sto per fare una cazzata. Heal me, please. Grazie, oh. Che cazzo era? Serve un basher. Ah, effettivamente la velocità di attacco in questo momento non mi serve più di tanto, però a questo punto, fatto il mezzo, non facciamo niente. Cioè dai, hai una carica di cosa? Dammi. Heal me please, urn, urn please, urn, 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 urn. Witch, leech, leech, urn please. Thanks man. Cioè io posso andare a inseguire le persone. Oh, ciao. Sono cazzi, yeah. I hate my life. Cioè io posso inseguire le persone che c'hanno. Lui mi può curare, lui c'ha le urne. Questa pure c'ha. Non credo si dica così, però... Più ad visione. Yes, sorry. Osri. Sono un po'... Un po' la puzza sotto al naso, sti tizi. Va bene. Sto arrivando per fightare. Non so che dire, raga. Cioè, io muori crepo come una merda. Cioè, mo ci ricrepo. Mo hanno pure ammutolito. Posso scappare? Sta partita la perdiamo, eh. De sto passo, perché loro hanno un teamfight molto migliore del nostro. Decisamente molto migliore del nostro. Alice, veramente, dove sta? Cioè, non capisco io. Bah, io parlo.
Forse devo fare qualcosa per inseguire, effettivamente. You stay for both be proud. Boh. Effettivamente una final offensiva mi servirebbe. Da quell'Orchid maledetta, forse mi devo fare uno stile della manta. Però boh. Ho capito che devo fare. The Dire have reinforced their structures. Dark portents ahead. Cioè, è pure invisibile. Road to oblivion. Andiamo, porco zio. Inexorable. Ah, è vero, certo che è invisibile. Grazie. Ah, un'illusione, infatti ci levavo troppo. Tanto poco importa la final mia. Dio, non è da sottovalutare che alla fine posso swapparmi e scappare, eh. Dai, thanks. Ormai osservatori dell'ovvio. Mi serve il basher per continuare. Non mi potete, non possiamo fare un team fight in cui non possiamo competere. Allora, se si facessero prima gli oggetti, no? Gli oggetti per fare una team fight e poi fightiamo. No che c'hai metà. Cioè, sta iniziando un Aghanim. Abbiamo 8 urne, ma non abbiamo un mechanism. Cioè io mo la prossima volta se vi filmo dove vi filmo una giocata dove io faccio ability draft ma faccio support. Ho visto, non sono ritardato. We fight? Mamma mia, proprio italiano comunque. Italiano puro. Il fatto è che quello torna indietro, quell'altro recupera vita. Tanto vengo rallentato ogni volta. Usciamo da qualche parte, per favore. Non ho visto che mi rallentavano così tanto, sinceramente. Cioè, non riesco ad andare appresso alle persone. Però a me poco mi importa, tanto ce la faccio a riacchiapparli, capito? Io sono tutti vivi, non mi conviene continuare a pushare qua. La torre però è quasi distrutta. Mi serve il basher, mi serve. Basher. Non proprio easy questo basher, però. Tornerò in base così. Prendo il TP. Ora sono due le cose. Se ho soldi necessari per farmi una lama abissale, faccio una lama abissale. Se no, mi finisco con una satanica, che prende sono gli stessi soldi più o meno. Però adesso posso. Io BKB non lo so, perché tanto loro hanno rallentamenti. Io
invisibilità, roba che mi toglie vita in base al mana, che a me non mi interessa niente. Cosa c'hanno? Non c'hanno skin particolari. Hanno solo rallentamenti. Io lo so che ha maligno dell'orchidea. Oh! No, glielo spaccano gli alberi loro. Easy. Mamma mia. Però spacca gli alberi l'abilità della Vengeance. Qui ho fatto una cagata io. Comunque sia, fa vedere cosa mi ha mettato. No, fa attacchi fisici questi. Che cazzo gli frega questi? Devo puntare una farfalla, boh. Forse solo a giocare meglio. Però rimane il fatto è che se io muoio sto fuori 50 minuti. Questi rimangono fuori, cioè 50 secondi. Questi rimangono fuori 20. Sono morti 10 secondi prima a me. È un po' brutta come cosa. Cioè, non puoi fare un oggetto che alla fine, cioè, questi oggetti ti costano relativamente poco, cioè sono 4.000 di farma. Cioè, ti chiedi perché poi uno perda? Perché ti bastano due abilità del cavolo per farti fregare. Cioè, è brutto come giocare così, insomma. Cioè, se rimani dietro, farma, trova un modo per farmare, per recuperare. Ci ha capito un cazzo manco lui. Non è un problema che ci hanno spaccato. Cioè sì, è un problema. Però il fatto è che ce la facciamo a ripushare. Non è proprio quello il problema. Il problema è che se ci troviamo da soli non riusciamo a fare niente. Quindi io adesso mi devo fare una BKB. Devo rinunciare a un oggetto offensivo. Offensivo per uno difensivo. Dove cavolo vai? Ti ho detto di farlo qua il Time Warp. Ma no, come cavolo si chiama? Time Warp, sì. No, Time Warp. Il problema è che se avessimo delle polveri pure pure, però può inseguire le persone. Mi sa che, cioè, tanto che scava così tutto il tempo, cioè rendi conto, io non ho polveri. Dust, please, dust. I can do by. Mamma mia, che schifo di inglese comunque. Cazzo vai. Cioè ti rendi conto che una cosa che ho toccato la minimappa mi ha lanciato la fana. Ti rendi conto? Se vi rendete conto. Ciao. Le basta e mi lascio da attaccare, porco due, guarda un po'. Non si è mosso per niente quello. Che tecnicamente tu sul faceless ti fai velocità d'attacco perché già ce l'hai il bash, no? E c'hai anche il danno aggiuntivo. Cavolo, lasciatemi attaccare, lasciatemi lavorare, cazzo. So che mi dicono 15 minuti che non ci sto perché devo venire a fare dei ganchi inutili mid, io non ho niente. Sarò abbastanza ripetitivo e potrei sembrare anche arrogante, però è così, cioè se io non ho la possibilità di venire a gankare, perché devo morire insieme a te? I can do this.
È più tanca di me questa. Ah, fatta col marmo, fatta di marmo. Non muore più. Fatta di marmo. NKB, perché mi sono fatto il basher? Se fa un cazzo il basher. Serve NKB. Sono tippato prima qui sotto. Non so se farmi satanica o se farmi lama eterea. Sì, lama abissale. Io credo butterò questa e mi farò. Se ti dico, mi sa che faccio bastone rescimmio. Butto il basher e faccio bastone rescimmio. Pensavo workasse meglio il basher. Quanto viene questo? 1400. Quanto costa questo? 1500. 1540? Non ci arriverebbe per un soffio. E allora vado a farlo. Se ti dico, tanto ormai la mano di Mida ha fatto il suo lavoro sporco, hai rotto un po' i coglioni, eh. Run, scappa, scappa. Uno contro mille, che vogliamo fare? Decisamente meglio, sì, bastone delle scimmie, basta, non voglio sapere niente. Voglio saperne niente. Rientro io, voi a te. Oh, avete perso il vostro engage. Don't kill the messenger. Oh, nessuno mi cura, eh? Hanno tutte abilità per curarmi e non mi curano. Grazie. Thanks, mate. Thanks. Basta che ci credono, perché tanto loro non credo che abbiano dei right clicker così potenti, cavolo. Adesso ecco qua. No, ho deciso di cambiarla con questa perché sinceramente mi sembra più funzionale questa che non la lama eterea. Pianto attacco così velocemente che preferisco avere quel bash in più. No, potevo uccidere. Ok, perché c'è la passiva. Help me, Guis! Hashtag, create space. Created space. Ma avevi beccato o non è morto? L'avevi beccato. Vabbè, dai, si fa così, dai, si forza il payback. Io ho paura di questa cosa perché, di questo video, perché adesso io sto giocando bene. Però porca miseria, mi sa che ho
C'ho qualcosa di sballato nel microfono. Lo provo a rifare sto microfono. Mi sembra di rifare Roshan, ho questa impressione. Io ho il payback. Non ce l'ho il payback! Io mi sono preso... perché mi sono dovuto fare degli oggetti. A differenza di voi. Oh dai, vado male, eh. Però... una cura in più, uno stun in più, sarebbe fatto anche con, sarebbe fatto, sarebbe servito anche a qualcosa. Tanto dai, sono 30 secondi, with me, tanto, ci vuole. Scarra, corazzo d'assalto. Ah, ho scelto anche questa qua perché va true. Impedimenti, cioè elusività di qualche tipo, se mi fanno qualcosa che non mi permette, cioè mi fa missare attacchi. Su, non mi potevo finire pure la cosa, la satanica, sinceramente sarebbe stata anche ottima qualcosa. Non so se buttarne uno in mezzo. Io sono così rallentato, porca miseria. Oh, ti ridò vita. Bascia, un bascia mi serve. Mamma mia che angoscia sti tizio. Ovviamente sono... non dico i tizi più... più pallosi, ma... sì, End, però... ci sono anche i cosi qua. Cioè, quello è il senso. Mi dice a me End, ma non dice a quello... non dice a quello di prendere i Warlock. Cioè, state i squadra insieme che non vi è permesso dirvi queste cose, cioè... io non ho visto che nessuno tornava indietro, gioco da solo, se non mi scrivi che vogliamo pushare, io penso che vogliamo difendere. Tanto che scopro a 3 secondi ci ristanno, anzi mi uccidono pure. Cioè, hai visto? Che vuoi finire? Mo ci muoio così, eh. Grazie, un'urna, un'urna. Otto persone con urna e nessuno che mi cura, porca miseria. Com'è possibile? Grazie, due urne mi servivano. Beh, non ho il payback io. Però la farfalla, cosa mi importa? Quanto mi rallenta? Questo è il senso, cioè se io non rimanevo quei 15 minuti fuori da quelle teamfight, non riuscivo a farmi né la mano di Mida né qualcosa per
per farmare e farmi questi oggetti. Oppure questo tizio non me lo fa basciare perché ci vuole usare il Dagon, che pensa di shottarlo. Cioè, ottimo. Abbiamo forzato il playback. Dio mio, perché non me lo fai attaccare? Perché ci hai messo quella cosa del cavolo. A me mi dovete far attaccare, non mi dovete... Va bene. Sfortunatamente queste persone con cui stavo giocando sono un po' tediose, cioè non ci giocherei mai sinceramente insieme. Però finisco. No, finisco. Io la finisco tanto. Ok. Grazie ragazzi che mi avete seguito fino a qui. È stata una partita ardua. È un esempio di ability draft con credo Carry. Dovrebbe essere Carry questo. E niente, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Sono contento che siete arrivati fino qui, perché molti non lo fanno. E se volete condividere il video, condividete, tanto io non ci guadagno niente sopra per il momento, quindi siete liberi di farlo per un ideale più alto. E sono contento, vabbè, sto diventando ripetitivo. Grazie e alla prossima. Ah, sì, naturalmente se avete dei consigli per quanto riguarda i draft, volete fare, vogliamo giocare insieme una partita, basta che trovate quel nick lì, tanto sono l'unico, e volete fare una partita, chiamatemi e ci sono. Ok ragazzi, grazie e alla prossima.